Monsignor Paglia ha indicato appunto ragionare e trovare una soluzione per gli anziani. Ecco, probabilmente dai discorsi che lei ha fatto col ministro Speranza è nata anche questa iniziativa. Quindi noi oggi come Agenzia Nazionale di Sanità Digitale stiamo gestendo alcuni dei progetti, degli investimenti che sono legati sostanzialmente ad avvicinare la sanità che fino al Covid era centrata sostanzialmente, principalmente sugli ospedali, a casa del paziente, perché il Covid ci ha insegnato che il problema più grande che il Covid ha fatto emergere è appunto questa distanza tra i luoghi dove sono le competenze, le specialità e i luoghi dove sono invece i pazienti che devono essere trattati. Quindi tutta questa riorganizzazione, anche tecnologica, però si parte da una riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, quindi dei processi di cura. Il Servizio Sanitario Nazionale nasce nel 1978 in Italia, la legge 833 già allora parlava di integrazione tra ospedale e territorio, cosa che, come dire, il Covid ci ha insegnato che non siamo riusciti a realizzare appieno, e questi progetti che noi stiamo portando avanti hanno proprio questa intenzione. Io non entro nei dettagli tecnici degli interventi, ma quello che voglio dire, questa slide vuole rappresentare è come attraverso la creazione di strutture intermedie che siano in grado di mettere in connessione i pazienti, soprattutto gli anziani, perché oggi noi parliamo sostanzialmente di patologie croniche e di pazienti che non ne hanno solo una, ma che hanno molte diverse patologie croniche. E gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si focalizzano sostanzialmente su patologie quali lo scompenso cardiaco, la broncopneumopatia cronico-ostruttiva, il diabete, le patologie oncologiche, perché anche le patologie oncologiche, grazie alle nuove terapie, oggi sono diventate quasi delle patologie croniche e le patologie neurodegenerative. Quindi il disegno prevede che si creino delle strutture intermedie, delle centrali operative territoriali, quelle che vanno sotto il nome di COT, che sono sostanzialmente quelle strutture che devono prendere in carico il paziente e cercarlo di indirizzare a seconda dei bisogni verso quelle che sono le cure più appropriate. Le altre strutture che sono previste sono le case di comunità, dove all'interno di queste strutture, di quei pazienti, devono trovare quelle prestazioni che non hanno necessariamente bisogno di un'ospedalizzazione, ma che comunque hanno bisogno di un ambiente sanitario. Oggi questi pazienti vanno principalmente al pronto soccorso e sono quelli che vengono classificati come codici bianchi o codici azzurri, quindi sono quelli che stanno in pronto soccorso e che aspettano ore e ore e ore, perché ovviamente il pronto soccorso ha l'obiettivo di curare i pazienti più gravi. All'interno di queste case di comunità opereranno i medici di medicina generale e noi le stiamo costruendo e le stiamo anche attrezzando queste case di comunità. Ovviamente questi sono cambiamenti importanti, radicali, che, come dire, hanno bisogno anche di un cambiamento culturale di approccio ai processi. Ma in tutto questo ovviamente la tecnologia gioca un ruolo importante, un ruolo estremamente importante, ma la tecnologia va scelta con cura, va valutata con estrema attenzione. E qui anche la connessione delle attività che sta facendo Agenas nell'utilizzo di queste risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per gli investimenti anche tecnologiche, attraverso uno strumento che anche a livello europeo, oltre che nazionale, negli ultimi 3 anni ha trovato un posizionamento normativo che è l'Health Technology Assessment. L'Unione Europea ha approvato, il 15 dicembre il Parlamento Europeo ha approvato il regolamento 2282 sulla valutazione delle tecnologie. È entrato in vigore l'11 gennaio del 2022 e comincerà ad essere applicato dal 12 gennaio del 2025. Anche in Italia, dopo un'evoluzione normativa, abbiamo una norma, c'è cioè un decreto del Ministro che adotta il Programma Nazionale di Health Technology Assessment, che è dello scorso settembre. Quindi noi nella selezione anche delle tecnologie stiamo utilizzando questo strumento per selezionare quelle tecnologie che sono realmente più efficaci, più efficienti per il paziente e che consentono di essere più adattive possibili al modello organizzativo. Si è parlato di telemedicina. La telemedicina è lo strumento
al momento in un mondo di digitale principe per avvicinare quelle che sono le competenze che sono spesso concentrate negli ospedali, e parlo alle competenze cardiologiche, neurologiche, oncologiche, specialistiche, a quelle che sono i bisogni del paziente. E quindi tutta l'infrastruttura prevede appunto, il cambiamento organizzativo prevedono l'utilizzo di strumenti come, in maniera importante e massiva, la prima volta al mondo che accade in un paese un qualcosa del genere, governato dal livello centrale verso un modello organico a livello nazionale, quindi un investimento importante sulla telemedicina, ma anche un investimento importante su sistemi di intelligenza artificiale a supporto delle cure primarie. Il tutto ovviamente orientato a produrre dei dati, a far sì che tutte queste informazioni che vengono generate possano essere utilizzate dai medici per curare i pazienti, ma anche per fare ricerca, ma anche per fare governance del sistema. E da qui la connessione col fascicolo sanitario elettronico. Anche questo si inserisce all'interno di una strategia europea. Il Parlamento ha approvato il nuovo regolamento sull'European Health Data Space. Proprio ieri ero in Lussemburgo e parlavo con i direttori della Commissione. Questo regolamento verrà pubblicato probabilmente a novembre sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Ci saranno 2 anni per la Commissione per predisporre l'infrastruttura tecnica. Quindi noi ci stiamo come Paese allineando a quelli che saranno le previsioni di questo regolamento.